Volevo chiederti, dicevi, quando non ci sarà più fraintendimento, hai detto continueremo a fraintenderci, quindi a vivere, quindi per te fraintendere ciò. Totalmente, totalmente. E adesso, ovviamente, se non l'avete letto, perché c'è molta giovinezza ovviamente in tutti voi, e se non avete letto Letteratura come menzogna di Giorgio Manganelli, leggete Letteratura come menzogna. È un testo pubblicato, credo, la prima volta alla fine degli anni 60, si trova ancora in edizione Adelphi, che è l'edizione originale, e nel saggio che dà il titolo a tutta la raccolta, che appunto è Letteratura come menzogna, a un certo punto si legge questa cosa. Si legge, adesso cito a memoria, ovviamente anche Manganelli, buonanima, ma Manganelli non se la sarebbe presa, secondo me. La letteratura, scrive Giorgio Manganelli, funziona come una pseudo-teogonia. In questi grandi, diciamo, antipodi dell'esattezza e della menzogna, ci serve per tenerli insieme il fraintendimento. Perché si può essere esatti e qualcuno che ascolta può non capire o capire un'altra cosa. In questo capire un'altra cosa si ammette l'esistenza dell'altro. L'essere definiti e il definirsi e il volersi farsi leggere dagli altri solo come si è definiti, questo è la fine dell'umanità. Io penso questo. Penso che noi che siamo nati in quella parte del mondo che ha avuto la protervia di dare i nomi a tutte le cose come se il mondo fosse il giardino dell'Eden, dei bianchi occidentali, dobbiamo accettare che altri diano i nomi alle cose e utilizzarli, ma non facciamoci chiudere, vi prego, io sono troppo vecchia per fare questa battaglia, ma voi la potete fare. Non facciamoci chiudere nell'etichettatura dell'umano che pretende un'esattezza che non è umana e soprattutto non chiediamo al linguaggio un'esattezza che non chiediamo più a nessun mezzo di comunicazione. Io sono cresciuta col mito dell'hi-fi e col mito delle schede madri dove si dovevano vedere i brufoli di Lara Croft. Adesso questo non è più necessario. Noi guardiamo le immagini sui nostri dispositivi e la definizione di questi dispositivi è infinitamente più bassa di quella, per esempio, nei quali la mia generazione è cresciuta. L'unica esattezza che ancora chiediamo, ci offendiamo e crea dolore, crea distanza è quella del linguaggio. Ma il linguaggio esiste se esiste la possibilità di fraintendere il linguaggio, altrimenti esiste solamente l'etichettatura merceologica. Sono le merci che hanno la data di scadenza e la provenienza. Gli esseri umani, come tutte le specie animali, camminano. Caratteristica precipua degli animali è non tanto il linguaggio, ma il movimento, che è ovviamente un'altra forma di linguaggio. Cioè, quando noi abbiamo un problema ci spostiamo, le piante no. Però siccome gli spostamenti, i racconti, la letteratura nasce insieme agli esodi. Se noi fermiamo gli esodi anche di fraintendimenti di concetti, non c'è più nessuna possibilità di racconto. Adesso, essendo il racconto l'unico modo in cui noi impariamo e insegniamo le cose, perché qualcuno ci racconta o perché raccontiamo qualcosa a qualcuno, voi che avete la forza della vostra giovinezza e l'alternativa della vostra giovinezza, perché come scrive Aldo Moro nelle Lettere dal carcere, la giovinezza ha in sé l'alternativa, che in sé non è né bene né male, ma è una cosa, è una possibilità. Ecco, siccome voi avete questa possibilità, non cedete all'ossessione merceologica e facilitativa dell'etichetta. Lasciatevi fraintendere, fraintendete, e in questo fraintendimento cercate un accordo di civiltà e di comunità su quelle che sono le parole sulle quali ci si può incontrare. Se esistono le etichette, non esiste la discussione sulle parole sulle quali ci si può incontrare. Possiamo stare in nuvole di tag, come stiamo sui social. Queste nuvole di tag possiamo accettare che forniscano bolle nelle quali siamo signori e padroni, signore e padrone definitorie, ma non accettate che le vostre gambe portino etichetta, una e una sola etichetta, e quella debba essere tutto, perché questa è la fine del racconto. Ci offendiamo per le parole quando noi pensiamo che i linguaggi descrivano tutto il mondo. I linguaggi sono sintetici, parlare è un gesto sintetico. Noi parliamo per un semplice fatto, perché attraverso la parola noi possiamo comunicare qualcosa in cui non siamo stati presenti. La parola funziona come l'azione a distanza, perciò la parola è magica, perciò abracadabra, perché questo fanno le parole. Le parole fanno effetto di esperienza anche quando non l'abbiamo fatto. Perciò leggiamo, perciò scrivete, perché voi siete sicuri di questo, perciò leggiamo i diari di gente che non sappiamo neanche più
chi è, perché non esiste più la gente, ma esistono quelle relazioni. Il linguaggio ti assicura, esattamente come la matematica, che tra il linguaggio e quello che più si avvicina alla copertura della realtà, che esistono le relazioni tra le cose più delle cose. Bam! Più le relazioni alle cose più delle cose. Questo è tutto. Tutte le volte, perché a un certo punto abbiamo imparato, sicuramente la mia generazione, ossessivamente le tabelline. Perché le tabelline ti dicevano che c'era una relazione tra i numeri, te ne potevi quasi fottere dei numeri, perché c'erano le moltiplicazioni in mezzo, c'erano le somme, c'erano le divisioni, ti stava dicendo che c'era un legame, e il legame è tutto. Il legame può essere spezzato e può essere riannodato. Le cose non sono interessanti, sono interessanti le cose, le relazioni tra le cose, e questo fa il linguaggio. E per fare questo il linguaggio deve poter essere frainteso e contrattato. Quindi il braccio di ferro tra i corpi e le parole, adesso si potrebbe, possiamo pure smontare Platone, ma non fa niente. E la questione è questa, che è interessante capire che l'etichettatura, per quanto sia forse un passaggio necessario, non è il fine, perché non esistono linguaggi che coprono la realtà. E se ci ricordiamo ogni volta che parliamo che non esiste un linguaggio che può definire ogni cosa esistente, allora sappiamo, accettiamo la sintesi e accettiamo l'approssimazione, e accettando l'approssimazione accettiamo il fraintendimento e campiamo. Non cadete nel tranello che esiste un'etichetta per ogni cosa esistente, perché ogni cosa presente al mondo. Non è vero. Questo è divertente, non è vero, al netto che ci sono cose invisibili che tutti noi sappiamo esistere e che non possono essere nominate. Non possono essere negate, ma non possono essere nominate. Tutto è esatto e tutto è mentito. Questa è la questione, ed è una questione appassionante. L'unica questione davvero appassionante è se siamo in grado come umanità di accettare che al fondo dell'esattezza, come dimostrano le poesie di Patrizia Cavalli, c'è solo l'indeterminazione. C'è solo questo, accettare che tutto il nostro, la nostra rappresentazione logico-formale del mondo non è che una sintesi anche quella, una sintesi grandiosa che ci ha permesso di andare oltre le stelle fisse, ma è una sintesi. Noi viviamo di sintesi, il linguaggio è un gesto sintetico, ogni volta che parliamo stiamo lasciando fuori una cosa. Se prendete le storie del Genesi, del libro del Genesi, si capisce subito una cosa. Io ci ho messo veramente 44 anni per capirla veramente bene, però siccome l'ho capita ve la posso raccontare. Non è il Padre Eterno che nomina, perché nominare significa separare, nominare significa escludere, nominare questa bottiglia significa che intorno non, tutto quello che non è questo non entra nell'etichetta della bottiglia. E il Padre Eterno che fa? Adamo, nomina e appropriati, perché devi dividere. E la divisione è il gesto del demonio, il diabolum, questo è. Quindi tutto ciò che è diviso è qualcosa che rompe un'interezza, che rimane un miraggio. Un miraggio, oppure come si dice in matematica, un asintoto. Qualcosa a cui noi puntiamo e che potrebbe non essere raggiungibile. Non vi attacco la pippa sui numeri trasfiniti? No. Perché non so se siamo abbastanza confidenti con le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni. Sappiate che sono relazioni, il termine generico per la somma sono relazioni di un certo tipo, ok? Operazioni, relazioni, queste cose qui. Quindi è un asintoto, quella roba, l'interezza è un asintoto, quindi è l'uomo che separa. E siccome quel gesto di separazione è un gesto mai esatto ed è un gesto di sintesi, bisogna ammettere l'approssimazione, su se stessi soprattutto. Io preferisco ancora che mi chiamino Valeria, cosa che succede spesso. L'identità non porta racconto, anche in matematica l'identità è una funzione che porta una cosa in se stessa. L'origine è interessante, seguire le origini. L'origine porta le storie, l'identità porta solo a se stessa. Qui si potrebbe aprire una cosa lunghissima con Federica Manzoni su che cos'è la narrativa italiana oggi, ma non lo faremo, o anche la narrativa di altro tipo. Però lì, di tutti quegli io che non sono, ovviamente, come diceva Lars Gustafsson e Patrizia Cavalli, un'introspezione talmente severa e ossessiva che servono a noi tutti, cioè di quell'io che si fa strumento anche per altri io, ammesso che esistano altri io oltre Patrizia Cavalli, questo non lo sappiamo, non è dimostrabile. Quindi l'unica cosa che le posso dire è questo: il fraintendimento è l'humus nel quale si creano le comunità, si stabiliscono. Ci pensi bene, se noi non potessimo fraintendere, le cose resterebbero sempre le stesse. E se le cose rimangono sempre le stesse nella stessa posizione, significa che i privilegi sono sempre gli stessi. E i privilegi non diventano mai diritti e sono sempre delle stesse persone.
Se si ammette il fraintendimento, si ammette la metamorfosi, e se si ammette la metamorfosi significa che le cose si muovono, e se le cose si muovono, forse chi sta dalla parte sbagliata della storia, quelli che non utilizzano il passato remoto, perché il passato remoto è il verbo di coloro che hanno vinto e che hanno scritto la storia, allora se succede questo, se esiste il fraintendimento, allora forse c'è più spazio per tutti, non l'etichetta, il fraintendimento.